23esima giornata per il girone B di Serie D, tutte le squadre in campo tra sabato e domenica, 22 gol segnati in 9 partite, quindi insomma un dato leggermente al ribasso rispetto al solito. Andiamoli a vedere i risultati di questa giornata e quanti gol nell'anticipo di sabato tra Villavalle e Sona. C'era gente anche sui tetti a Villa Dalmè per salutare Mike. Insomma, qui 3-0 per i Veneti, 3-3 e poi 4-3. Rimonta, che rimonta anche quella dello Sporting Franciacorta, che da 2-0 passa a 2-2 negli ultimi 6 minuti, e rimonta anche quella del Caravaggio, ma insomma ne parleremo dopo perché partiamo dalla vetta della classifica. Vetta che sfugge al Seregno, che poteva superare la Casatese, invece è 0-0 col Ponte San Pietro, sono 3-5-2 di Franza che veniva da due vittorie consecutive con Alessandro e Ricciardo non ben innescati, nel secondo tempo cambi che cambiano poco per un forcing poi di fatto più nelle intenzioni che di fatto, contro un Ponte che invece pareggia ancora una volta, una sola sconfitta, anche se una sola vittoria nel girone di ritorno per Curioni, meno 3 dalla salvezza, un centrocampo che vede il ritorno del figlio prodigo Ruggeri, parentesi non felice al Villavalle, per un giocatore che però davvero ha in mezzo da sia tanta quantità che anche qualità, un centrocampo che comunque cresce notevolmente, c'è comunque sempre la concretezza di Mandelli, gli spunti di Sonzogni e l'esperienza dalla panchina magari di Manzoni, ex pergolettese. Dicevamo della caduta della Casatese, che arrivava al derby lecchese comunque forte di 4 vittorie e un pareggio. Manca Candido, mancano insomma le giocate soprattutto nell'area avversaria, e Tricarico comunque non fa drammi e pensa già a giovedì, dove ci sarà un grande big match col Fanfulla. Tricarico che insomma temeva questa prima parte di campionato, che comunque sta vedendo prima parte di ritorno per il calendario, che sta comunque vedendo la Casatese sempre in vetta. Sorride come il Nibbiono John invece di Commisso, che si lamenta della sua panzetta fuori onda, ma insomma Join, sei in buona compagnia, non ti preoccupare. Chissà se avrà funzionato la strigliata dopo il pareggio di Caravaggio. Sicuramente funziona la nuova veste tattica in questo 4-2-3-1 fluido, e anche il discorso all'intervallo, perché comunque Nibbiono John aveva sbagliato un rigore, Commisso carica i suoi punzecchiandoli, no? Insomma la Casatese aveva esultato come se avesse già vinto su questo rigore sbagliato, insomma di fatto riesce a vincere, posizioni di classifica playoff che sarebbero insomma la ciliegina, come dice il tecnico. Fa 3 su 3 invece il Crema, in netta risalita, che si porta al terzo posto lì ad annusare insomma l'area di primato. Vittoria di carattere sottolineata da Dossena contro un Breno che tra l'altro aveva in panchina il nuovo arrivo Gambaretti, difensore di grande esperienza, arriva dalla San Maurese in D, ma insomma un grande passato tra i professionisti, Cremonese, Feralpi, Catanzaro e anche Giana. 3 su 3, allora impossibile non parlare del Fanfulla di Ciceri, terza vittoria consecutiva. 3-0 al Desenzano Calvina con un nuovo 3-4-3 studiato anche per la fase difensiva, per non garantire la superiorità numerica ai bresciani. Insomma, Ciceri, che tra l'altro si coccola anche Brognoli, doppietta, dice insomma a Lodi cosa aspettano a fargli una statua. Male, malissimo invece il Desenzano Calvina, qui invece sono 3 le sconfitte consecutive. Era arrivato anche un 3-0 con la Casatese a inizio ritorno, all'andata addirittura 5-0 per il Fanfulla. Insomma, male. Olli però difende il tecnico Florindo, che non è in discussione secondo il direttore sportivo, che però parla molto chiaro e dice: adesso dobbiamo pensare più alla salvezza, quindi guarda più al più 5 sui playout che almeno 4 sui playoff. A proposito di crisi, Real Calepina, 4 sconfitte in 6 giornate di ritorno, grande successo per la Visnova, e Brusaporto, qua addirittura sono 5 le sconfitte consecutive, anche se con lo scanso i bergamaschi gialloblu hanno dovuto giocare larga parte della partita in 10, uno scanso che insomma vince ma non convince e non si convince. Anche qua sul mercato si è cercato il tutto per tutto, è arrivato Paghera dall'eccellenza, dal Vobarno non ancora a disposizione, lo sarà probabilmente in settimana, e poi è arrivato Mangini, invece buono il suo esordio con la Cisanese. Novità di mercato, allora qui capitolo Trizium, insomma qui è arrivato anche Torraca in avanti, ma col Caravaggio anche qua Trizium in superiorità numerica per buonissima parte della partita, 1-0 per il Caravaggio, 2-1 per la Trizium e poi il 2-2 nel finale, che fa dire a Calvi che se qualcuno non se la sente è il caso che lasci giù la borsa. Non c'è tempo di ragionare, si torna in campo appunto giovedì. In ottica salvezza, attenzione al derby tra Scanso e Virtus ci saranno Bergamo, il big match, come dicevamo prima, è sicuramente quello tra Fanfulla e Casatese.